Bentornati a Carta Bianca. Siamo alla vigilia di un voto confuso e temuto. Oggi ne parliamo con uno dei protagonisti di questa campagna elettorale che ha deciso di non candidarsi ma sta girando l'Italia in camper. Buonasera Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, collegato con noi da Napoli. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, cominciamo col vedere subito questa foto. Vediamo un po' se ce la fanno, se ce la mostrano. Dove sta qui e che cosa le hanno offerto? Ma è una cosa meravigliosa, non so perché così tanto affetto, io non lo sarei mai aspettato. Comunque sto girando l'Italia con il camper e il mio camper sembra una salsamenteria, perché attivisti, cittadini di tutta Italia mi regalano tutte queste che io definisco tangenti enogastronomiche, sono le uniche che ricevo, però è bellissimo. Ci avrò 50 litri d'olio nel camper, formaggi di ogni tipo. Rifocillano bene, insomma. Sì, diciamo, no, ma è bellissimo. Poi girare così l'Italia, il paese più bello del mondo, un paese però martoriato. Da un lato ti fa avere speranza, da un altro lato ti fa venire una rabbia incredibile che potremmo campare solo di turismo, enogastronomia, cultura, però invece ancora pensiamo al ponte sullo stretto. Allora, oggi Di Maio ha detto che la squadra di governo è pronta, sarà presentata nei prossimi giorni, anche perché ormai ci siamo, tra un po' andiamo a votare, quindi ci saranno, che lei sappia, più tecnici o politici? Nei prossimi giorni Luigi, che ha questa responsabilità, appunto presenterà la squadra. Tra l'altro vorrei soltanto ricordare che il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che presenterà appunto la lista dei nostri ministri prima delle elezioni. Gli altri non lo fanno perché dovranno mettersi insieme questi mix di inciuci, di forze politiche dissimili che però si presentano assieme soltanto per spartirsi le poltrone. Sapete com'è? Come hanno fatto questa legge elettorale? L'hanno fatta per andare contro il 5 Stelle. Pensate che truffatori di democrazia. Fanno una legge elettorale non per garantire una giusta scelta, una giusta rappresentanza al popolo italiano, ma per colpire l'unica forza politica che va da sola. Senta, evidentemente i cittadini lo sanno e dovranno anche comportarsi di conseguenza. Però se non ci sarà una maggioranza, ha sentito già che Renzi e Berlusconi, cioè se non ci sarà la possibilità di formare un governo, ecco, parliamo di questo, no. Che Renzi e Berlusconi hanno, se non ci saranno i voti, alla fine il governo si deve reggere comunque su una maggioranza parlamentare, che Renzi e Berlusconi hanno già detto che bisogna tornare a votare. Voi qual è la vostra opinione? Si torna a votare? Però, dottoressa Berlinguer, Renzi, quello che aveva pure detto che avrebbe abbandonato la politica in caso di sconfitta al referendum, e Berlusconi, che l'hanno appena tolto dal cielo, l'hanno rimesso nello studio di Vespa e pensa ancora di stare nel 94, questi personaggi non sono credibili, sono la stessa cosa. Il patto del Nazareno è più forte che mai, l'obiettivo loro è governare assieme, tra l'altro anche con una parte di Liberi Uguali, perché D'Alema è d'accordissimo, e anche con una parte della Lega, perché Maroni è già d'accordo, sì, con il PD e Berlusconi. Ma io dico, se non c'è una maggioranza. Ma vedrà che o il 5 Stelle avrà l'incarico di governo. Qual è? Perché loro dicono quello, ma voi che cosa dite? Se non c'è la maggioranza, che succede? Io mi sto spendendo da non candidato per ottenere consensi, per riuscire a portare avanti il Movimento 5 Stelle, a riuscire ad ottenere l'incarico di governo e sistemare, far iniziare a fare 4-5 leggi che sono necessarie a questo Paese, cioè l'istituzione della banca pubblica di investimento, risolvere questo benedetto conflitto di interessi che io credevo che riguardasse soltanto Berlusconi. Poi in Parlamento ho capito che riguarda il PD con le banche, il PD con le lobby del petrolio, altri partiti con i RAS delle cliniche private. Questo, se riuscirete, diciamo, ad avere il 40%, ipotesi che per ora sembra molto molto remota. Le devo chiedere questo, Di Battista, ha sentito che ha detto oggi il commissario Juncker, il Presidente della Commissione Europea, ha detto che bisogna prepararsi a un governo che in Italia non sarà operativo. Come gli risponde? A chi si riferisce secondo lei intanto? Non solo a voi. Il popolo italiano è sovrano, quindi ognuno ha la propria responsabilità. Juncker si occupasse di altre questioni. Il popolo italiano decide, anche se la legge elettorale, ripeto, l'hanno fatta proprio per creare ingovernabilità, perché nella loro testa dei partiti politici in acque torbide si pesca meglio. Loro l'hanno fatta per non far vincere nessuno, ovvero per far vincere tutti tranne il 5 Stelle. Però a un certo punto il popolo italiano è sovrano, andrà al voto, mi auguro appunto che riesca ad andare al voto in massa, e deciderà, e vedremo chi vincerà le elezioni. Però se voi sarete come il primo partito e quindi dovreste ricevere, diciamo, poi deciderà Mattarella naturalmente che cosa fare, adesso non voglio minimamente intervenire su quello che succederà dopo perché davvero è complicato capirlo. Come farete a governare se non troverete un'alleanza con le altre forze che sono rappresentate in Parlamento? Questo è un problema, diciamo, non da poco, da chiarire prima. No, insieme alla squadra di governo.
No, qualora dovessimo ricevere l'incarico di governo, e dipenderà chiaramente da quanti voti saremo in grado di ottenere da qui nei prossimi, alle elezioni, ci presenteremo come vuole la Costituzione fronte alle Camere, daremo un messaggio molto chiaro e trasparente ai cittadini italiani e ai partiti politici, diremo qui c'è bisogno, ripeto, di una banca pubblica di investimento, di un reddito di cittadinanza perché milioni di cittadini non si riescono a curare, c'è bisogno di aggredire la corruzione. Io sono qui in Campania, Bianca, devi vedere la situazione che c'è nella terra dei fuochi, intorno a Napoli, rifiuti tossici nascosti sotto casa della gente che si continua ad ammalare di cancro, per colpa della corruzione della politica, perché le mafie senza i politici corrotti non avrebbero la forza che hanno, per cui il Movimento 5 Stelle ha predisposto un pacchetto anticorruzione durissimo per colpire alla radice questo che è un cancro dell'Italia. Allora, vedremo se i partiti saranno in grado di assumersi delle responsabilità. Ho capito, è la logica del Movimento. Poi come andrà non lo so. Io mi sto impegnando sperando di riuscire ad ottenere tanti consensi per l'unica forza politica che non è responsabile del disastro che si assiste, che si vede e che si trova in Italia. Come potete però pensare di Battista di governare cercando ogni volta una nuova maggioranza rispetto naturalmente a quelli che è il vostro programma in Parlamento? È chiaro che a quel punto l'Europa dice prepariamoci a un governo instabile e non operativo, perché questo rischio c'è. Per questo i cittadini, io poi sono di parte, è evidente, però invito i cittadini a votare in massa per il Movimento, proprio perché tutti i partiti hanno creato una legge elettorale pessima, ormai contrastata da tutti quanti, anche voi dite che è una pessima legge elettorale, che non consente al cittadino di scegliere, perché siamo trattati, ci trattano come analfabeti della democrazia, cioè ci impongono soltanto, ci spingono soltanto a mettere una X, neppure a scrivere un nome o un cognome su una scheda. Ecco, io invito i cittadini quantomeno a non votare coloro che hanno fatto una legge elettorale così oscena. Poi ripeto, vedremo quanti voti prenderà il 5 Stelle, però ricordo pure nel 2013 ci davano al 15, abbiamo preso il 25, vedremo, io sondaggi li guardo molto poco, mi sto impegnando anche se non sono candidato perché vorrei un paese un po' più pulito per me, per mio figlio, per la mia famiglia, per tutte le persone che hanno diritto a vivere in un paese un po' più giusto, dove vi sia un po' più di giustizia sociale, la certezza della pena, un po' di lavoro, perché qua oggi anche i dati dell'Istat sono incredibili, aumentano i precari e soprattutto questi contratti non anche ti permettono di costruirti una vita, una famiglia, di andare in banca e ottenere un mutuo, di mettersi un'impresa. È devastata la situazione del lavoro in Italia. Mi auguro che i cittadini siano, diciamo, capaci, non dico di rischiare, che qua non lo vedo neanche come un rischio, però di colpire coloro che ci hanno distrutto l'economia privandoci del futuro. Lei si augura naturalmente che i 5 Stelle raggiungano il 40%, vedremo poi al 5 marzo. Senta, negli ultimi giorni, ha visto che cosa è successo? A Palermo è stato pestato, davvero pestato, abbiamo fatto vedere l'immagine, un esponente di Forza Nuova. A Perugia un militante di Potere al Popolo è stato accoltellato mentre attaccava dei manifesti. Insomma, c'è un clima che la preoccupa oppure insomma, pensa che questa non è destinata a produrre un'escalation, questa violenza? Questo non lo so, mi auguro di no, però mi preoccupa molto il clima. E dato che gli esempi di intolleranza, di violenza sono sempre maggiori, quello che io sto dicendo da 5 anni a questa parte, che fenomeni di, diciamo, di violenza, rigurgiti anche di xenofobia e di razzismo, non si contrastano con i minuti di raccoglimento boldriniani o con i comunicati stampa, si contrastano rafforzando lo Stato sociale, cioè pensioni, lavoro, trasporti, sanità pubblica, istruzione pubblica. Cioè negli ultimi anni il Parlamento, dottoressa Berlinguer, non si è occupato dei diritti economici e sociali dei cittadini. Un paese che perde di vista i diritti economici e sociali, che spinge milioni di cittadini a rinunciare alle cure mediche per difficoltà economiche, è un paese che purtroppo apre le porte anche all'escalation della violenza. E dato che io sono molto preoccupato, dico che occorre investire nello Stato sociale, cioè lo Stato sociale è il miglior argine a qualsiasi tipo di intolleranza, di razzismo e di violenza. Io credo questo. Allora, le voglio far vedere, perché voi avete anche voi la linea, poi le faccio vedere un servizio che riguarda invece un'altra questione, la questione della scuola, che comunque è sempre molto importante e non ce la dobbiamo dimenticare, in campagna elettorale se ne sta parlando. Però, voi siete sull'immigrazione, possiamo dire che siete sulla stessa linea di Berlusconi e di Salvini, bisogna, come dire, cacciare tutti i 600.000 immigrati irregolari, non si sa come farete perché quello poi è da stabilire, ma che sono presenti attualmente in Italia? Su questo condividete la stessa posizione? Mi deve dare solo 20 secondi di risposta.
Perché io trovo che tutti i partiti politici siano appunto corresponsabili anche della mala gestione dei flussi migratori. Per me oggi l'immigrazione per i partiti politici è diventato l'unico argomento grazie al quale diversificarsi, perché per il resto sono uguali sulla privatizzazione dei diritti, sulla privatizzazione dello Stato, sulla distruzione del lavoro, sulla votazione della legge Fornero, che sì, in questo paese la legge Fornero l'hanno votata. All'immigrazione. Oh, ci arrivo. Però è la premessa, gli ex comunisti, gli ex fascisti e Berlusconi tutti hanno votato la legge Fornero. Quella che è la nostra idea. Uno, occorre ridurre chiaramente l'incidenza, diciamo, la spinta appunto alla fuga da alcuni paesi, mi riferisco anche all'Africa subsahariana o a Nord Africa. Io ci ho lavorato in Africa, ho lavorato in Congo, dottoressa Bellinguerra, non ho mai trovato un congolese così contento, magari con un lavoro decente, di abbandonare il proprio paese. Per questo il 5 Stelle in questi 5 anni, a differenza della Lega o di Berlusconi, ha proposto l'aumento dei finanziamenti della cooperazione internazionale. Il 5 Stelle, a differenza di Berlusconi, ha contrastato l'intervento militare in Libia, che è stato devastante, non perché Gheddafi fosse uno stinco di santo, era un dittatore, certo, ma è compito dei popoli destituire i dittatori, non delle bombe straniere. Sì. Per quanto riguarda la gestione dei flussi e l'immigrazione clandestina, che per me è diventato un business, quasi una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti, basti guardare il caso di Buzzi, che ci faceva soldi con gli immigrati come e finanziava il PD. Quello che noi pensiamo è, coloro che hanno diritto, chiaramente ti devi far rispettare l'Unione Europea, devono essere accolti in maniera seria e però distribuiti tra tutti i paesi europei. Coloro che non hanno diritto, in questa fase storica soprattutto, devono essere rimpatriati. Questa è una posizione xenofoba di razzismo? No, è una posizione di legalità. Però, allo stesso tempo, vogliamo investire in cooperazione internazionale e ridurre le cause che aumentano i flussi migratori. In primis, l'esportazione della democrazia con le bombe. Ci vorrà comunque molto tempo, ecco. Certo, non è una cosa che si riduce in tempi brevi. Ecco. Bianca, ma guardi che questo è il destino del movimento. Noi vinciamo sempre in realtà in macerie. Ereditiamo sempre in realtà in macerie. Qualora dovessimo vincere in Italia e andare al governo, non sarà facile, lo dico ai cittadini. Non ce l'abbiamo la bacchetta magica. Il paese è veramente purtroppo in difficoltà enorme, però ci vogliamo rimboccare le maniche e affrontare giorno dopo giorno una serie di problematiche che non sono state affrontate. Allora, le faccio vedere però questa prima pagina, la pagina Facebook, credo che sia, della candidata alla presidenza della Regione Lazio, Roberta Lombardi, vediamo un po' se ce la fanno vedere, che voglio vedere, ecco, lei ha questo slogan, più turisti, meno immigrati, lo condivide? Le sembra, molto efficace per questa campagna elettorale? Lo metto adesso, sono slogan, io conoscendo Roberta, intendo, conoscendola molto molto bene, credo appunto che lei intendesse chiaramente concentrarsi sull'aumento delle attività produttive, sul turismo e su una migliore gestione dei flussi migratori. Lei l'avrebbe utilizzato? Per lei? Come? Lei l'avrebbe utilizzato? Ognuno ha il suo stile, io ho il mio stile e io non ho utilizzato queste parole. Allora, senta, lei non so se... Ha sentito negli ultimi giorni, c'è stata polemica, perché uno dei licei classici più noti di Roma, il Visconti, si è vantato di non avere nella sua scuola né studenti immigrati né studenti disabili, e noi abbiamo mandato un'inviata speciale, le vogliamo far vedere questo servizio. Buongiorno. Ciao Pietro, come stai? Tutto bene. Tutto bene, sei pronto per andare a scuola? Sì, sono pronto. Pietro ha 17 anni, dalla nascita è affetto da una grave disabilità causata da una malattia metabolica. Mercurio. È il pianeta più vicino alla nostra stella, il Sole. Negli anni di scuola Pietro è riuscito a conquistare una preziosa autonomia, ma nella scelta di liceo, per la sua disabilità, è stato rifiutato da diversi istituti. Ciao Paola. Ecco qua. Ciao amore. A Laura e Pietro hanno fatto molto male le parole scritte sul sito del liceo classico Visconti di Roma per presentare l'istituto. Quello che viene detto è che le famiglie che scelgono il liceo sono di estrazione medio-alto borghese. Tutti gli studenti sono di nazionalità italiana. E nessuno è diversamente abile. Questa è la cosa grave, gravissima. Tutto ciò favorisce il processo di apprendimento. Tutto ciò favorisce il processo di apprendimento perché non ci sono ragazzi disabili e perché non ci sono figure svantaggiate e perché la scuola è una scuola d'élite. Questo non va bene, perché noi stiamo parlando di una scuola pubblica. Laura decide di andare a parlare con la dirigenza del liceo Visconti.
Salve, buongiorno. Grazie. Bene. Sì. Sicuramente mi ha molto preoccupato la frase, certo, che dice che favorisce l'inclusione il fatto che non ci siano alunni diversamente. Lo so, è una frase infelicissima, scritta in modo sbagliato, bisognava scriverla diversamente. Sì, stava lì da 3 anni però. Sì, quindi è ancora più grave. Cioè, che nessuno se ne sia accorto prima, sì. Ma certe cose sfuggono. Però le dico che non possiamo cambiarla, ce lo deve dire Miur che riapre quella cosa per poterla cambiare. Appena lo fa, lo facciamo. Nessuno di noi evidentemente ci ha fatto caso. Per 3 anni, perché stava lì da 3 anni. Io sono sconvolta di come non avete fatto a farci caso. In questo ragione. Quindi, lei non ha mai detto in vita sua una cosa che non rifletteva interamente il suo pensiero, perché magari era distratta? No, soprattutto no. Io mi auguro di vederla sparire. Questa frase. Arrivederci, buongiorno. Questa non è la prima volta che io mi trovo ad avere a che fare con dei dirigenti scolastici che ci mettono delle barriere mentali. Il problema è che queste barriere mentali che ha un dirigente scolastico non sono barriere mentali solo limitate alla persona del dirigente scolastico, ma si riflettono su quella che sarà l'educazione futura dei ragazzi. Ma ci sono scuole superiori che fanno dell'inclusione una ricchezza. Dopo tante ricerche, questa è finalmente la scuola che sono riuscita a trovare per Pietro. Diciamo, non sarà bellissimo l'ambiente intorno, però la scuola è fatta di persone, quindi questa è la cosa più importante. Le persone che sono dentro sono persone con un grande cuore che stanno dando anche un grande insegnamento ai ragazzi. Ecco, dobbiamo dire che poi la preside ha detto che ha risposto a un questionario, a una valutazione, diciamo, che si dovevano fare del loro liceo, ma non le sembra, Di Battista, che nessuno sta parlando della scuola in questa campagna elettorale, che invece, come dire, dovrebbe essere fondamentale nei programmi del dopovoto? Io in ogni comizio, ieri ero a Corleone, stasera a Casal di Principe, domani a Scafati, dopodomani in Sardegna, parlo del diritto allo studio, di quanto questa Repubblica fondata sui diritti sia stata trasformata in una Repubblica fondata sui bonus, cioè ci tolgono il diritto allo studio riducendo gli investimenti alla scuola statale e all'università. Pensi lei che ogni anno lo Stato danno loro, i partiti, il governo, all'università 7 miliardi di euro, 7 all'anno, e soltanto quest'anno Gentiloni ha trovati 20 di miliardi per intervenire sulle banche spolpate con la compiacenza della politica. Io dico che è sventurato un paese che si accontenta dei bonus e delle mancette, del bonus studenti, del bonus insegnanti, quando viene privato costantemente di diritti, in primis del diritto allo studio e alla sanità. Per cui io le do la mia parola d'onore, io ne sto parlando in tutte le piazze d'Italia, anche dicendo al cittadino, agli italiani, che è tempo di assumersi le nostre responsabilità, che è troppo comodo prendercela soltanto con la corruzione della politica e con i partiti. Noi ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità, perché gli italiani che non combattono per i diritti e si accontentano di una mancetta, del metadone, dell'anestesia, dei bonus, sono corresponsabili. Senta, Di Battista, ma è vero che lei comunque vuole cancellare ogni forma di finanziamento alle scuole private? Assolutamente sì, nel senso che la scuola... Entrare in rotta di collisione importante col Vaticano, se diciamo questa, e anche con la conferenza episcopale. Sì, io non voglio entrare in rotta di collisione col Vaticano, per l'amor di Dio, voglio soltanto finanziare a livello statale le scuole statali, punto. Penso che questo sia qualcosa di normale, tra l'altro c'è scritto nella Costituzione un articolo specifico dove si dice che enti e privati possono creare scuole senza oneri aggiuntivi da parte dello Stato, punto. Per me uno Stato deve finanziare le scuole statali. Le scuole statali, bene. Allora, intanto le faccio sentire Gabriele Corsi. Buonasera. Che lei ha già conosciuto. Buonasera Bianca. E poi torniamo a fare qualche altra domanda. Allora, ciao Alessandro. Gabriele. Ciao. Beh, insomma, Alessandro, come dire, ha tutta la mia stima innanzitutto perché è tifoso della Lazio, poi ha fatto una scelta di vita che va rispettata, cioè quella di ritirarsi dalla politica. Hai detto, ritirarsi un anno sabbatico. Non candidarsi, correggimi Alessandro, giusto? Ecco. E come dice Bianca, perché uno può fare politica pure fuori dai palazzi, pure se non entra nel 53 in Parlamento come ha fatto Napolitano, si può pure fare politica al di fuori. No, però mi è piaciuta molto la tua affermazione, partirò per la California, che poi in realtà è quello che potrebbero dire molti italiani dopo le elezioni. Però a questo punto io credo che tu ti dovrai spiegare anche ad altri giornalisti, magari stranieri, come stanno le cose in Italia. Allora ti sottopongo una serie di frasi semplicissime che magari puoi utilizzare, te le sottopongo in inglese e vediamo se tu riesci a capire la traduzione. Per esempio, sulla questione morale, no? Sulla questione morale potresti dire "The cleanest one has got the scab". Come lo tradurresti questo, Alessandro? È facilissimo.
De Scab non so che significa. La rugna. Very well, very well. Se ti dovessero fare l'ennesima domanda sui rimborsi, potresti rispondere You are touching me, the big Goofy. Qui Goofy è un po' difficile, eh? Ti ricordo che Goofy è Pippo, il personaggio, il cartone animato. Quindi You are touching me, the big Goofy. Un po' volgare questa o no? No, no, si dice. No, allora dice... non l'ho capita la traduzione. Mi stai a attaccare il pippone, mi stai a attaccare il pippone. Ah, il pippone, hai capito. Fare troppo difficile, troppo difficile. Stai a attaccare il pippone. Vai, lo puoi utilizzare. Il dialogo tra liberi uguali e il Movimento 5 Stelle. E 5 Stelle, come puoi rispondere? We are still the dearest friend. We are still the dearest friend. Facilissimo, dai. Siamo ancora a volemose bene al mio amico. Carissimo amico, very well. Se si dovesse tornare al voto, potresti dire Here we are again from boss to 12. Here we are again from boss to 12. Siamo ancora da boss to 12. Siamo ancora da capo a 12. Bravissimo. E se la Merkel dovesse dirci per l'ennesima volta l'Italia deve fare i compiti, tu puoi rispondere semplicemente There she is. There she is. Questa è molto romana. E questa è non molto romana. È calla. No, aiutami. È calla. Vabbè, è calla. È calla. È calla. Però puoi utilizzarle, queste qui puoi utilizzarle tranquillamente. Diciamo, questa qui tradurla così un po'. Però almeno così puoi spiegare insomma un po' di politica. Vabbè. Io dico yes by heart, ciao cuore. Allora, torniamo invece di vista la nostra intervista, anche se ci mancano solo 7 minuti. Lei ha detto sulla questione dei rimborsi, dei mancati rimborsi che non ci sono stati. Donazioni? Diciamo. Donazioni, sì, vabbè, donazioni. Vabbè, donazioni, però quello era un accordo tra voi e gli elettori, non è che è una questione naturalmente. Assolutamente, ma non sono rimborsi, no, eh. No, certo, sono due cose diverse. Non è una questione, diciamo, che riguarda la legge, naturalmente, riguarda un accordo tra voi e gli elettori, di essere molto, adesso devo dire una parolaccia, però la dico perché l'ha detta lei, ripeto quello che ha detto, incazzato, ho visto che l'ha utilizzato anche in altre occasioni, oltretutto. Dico, ma non era, ecco, in questo caso non era meglio, come dire, prendere atto di quello che era successo e poi, insomma, come dire, chiedere scusa al vostro elettorato, perché poi è loro che forse sono rimasti soprattutto delusi, no? No, da noi non funziona così. No, ma da a parte naturalmente chiedere di rinunciare alla candidatura, che poi vedremo se sarà possibile, quelli che, insomma, vi hanno imbrogliato, ecco. Sì, le dicevo, si tratta di donazioni perché non si tratta di rimborsi. I rimborsi elettorali sono quelli che si sono intascati i partiti politici trasformando il finanziamento pubblico in rimborsi elettorali, contravvenendo pure la decisione del referendum, quindi la decisione popolare. Parliamo, Bianca, di 2,7 miliardi di euro che i partiti sono intascati. Per quanto riguarda il movimento, alcuni dei nostri, una ridotta percentuale, hanno restituito meno di quanto appunto dichiararono, e per noi questo è intollerabile. E no, quello incazzato. Veramente hanno fatto vedere che restituivano e non restituivano, perché sì, hanno fotografato il politico e non l'hanno fatto. Quindi, esattamente questo, e per noi questo prevede l'espulsione dal movimento, perché che io sono stupido ad aver restituito 200.000 euro e passa, io sono cretino, no, io evidentemente rispetto un patto, e così come il 90% dei parlamentari del 5 Stelle, grazie al Movimento 5 Stelle sono stati restituiti alle imprese 23 milioni di euro. Tra l'altro io voglio ringraziare pubblicamente l'ufficio stampa del PD, questi geni della comunicazione politica che, pensando di attaccarci, hanno confermato, cosa che prima non era, appunto la restituzione di 23 milioni di euro dei nostri soldi, dei soldi che ci spettavano di diritto. Oggi tutta Italia sa della restituzione di 23 milioni di euro, quattrini che per legge ci spetterebbero e che finiscono a sostenere la piccola e media impresa e a creare posti di lavoro. Grazie Renzi. Ecco, vabbè, adesso non esageriamo, diciamo. È così. Vabbè, senta, le devo dire un'altra cosa, ma oggi ha visto che c'è anche un articolo di Panorama che fa notare che sono diminuiti i rimborsi per le spese elettorali. Anche voi avete capito alla fine che però fare politica costa, perché alla fine non sa com'è. Bianca, diciamo, questo... io non ho mai pensato che non so, sì, la politica appunto non costasse nulla. Io voglio soltanto dire ai cittadini che in questi 5 anni non mi sono fatto mancare nulla. Ho girato tutta l'Italia facendo la mia attività politica, l'ho girata in motorino, in camper, ho fatto missioni internazionali, sono stato negli Stati Uniti, in Russia, a Londra ad Assange, in Ecuador, sono stato dovunque.
ho speso tutto quello che, appunto, del quale avevo bisogno, e nonostante questo ho restituito oltre 200.000 euro di soldi del mio stipendio, che tra l'altro mi farebbero pure comodo. Allora io dico agli altri partiti: fate come noi. Beh, fate come noi, finanziatevi la vostra attività politica con lo stipendio, però non con i rimborsi elettorali che poi l'hanno cambiati, e poi quello che non spendete restituite, per cui la politica si può fare, però, non a costo zero, ma a costi estremamente ridotti. Allora, e io e i parlamentari del 5 Stelle ne siamo la dimostrazione. Benissimo. Allora, senta, per la legge sulla par condicio, senta, le faccio un'ultima domanda di Battista, perché siamo proprio in chiusura, quindi rapido. Oggi Berlusconi ha detto che il primo obiettivo l'ha raggiunto è quello di non portare 5 Stelle al governo, che il vostro linguaggio e soprattutto il suo, quello di Di Battista, è un linguaggio dell'odio. Come gli risponde? Che l'unica cosa che ho fatto, tra l'altro qualcosa che avrebbe dovuto fare un esponente della sinistra ipocrita degli ultimi anni, è andare sotto casa sua e leggere un pezzo di una sentenza in via definitiva, dove c'è scritto nero su bianco che Berlusconi finanziò Cosa Nostra con l'organizzazione criminale poi che ha fatto saltare in aria Falcone e Borsellino. Io ho letto un pezzo di sentenza, per lui leggere le sentenze evidentemente è utilizzare un linguaggio d'odio. Ecco, gli suggerisco di tornare nel cellofan. Vabbè, però non sarebbe bene abbassarli un po' tutti i toni proprio in questi ultimi giorni di campagna elettorale? Ma abbiamo finito. Non sarebbe bene non votare bianca qualcuno che ha pagato Cosa Nostra? Oppure io devo abbassare il tono perché sto cercando di far tornare gli italiani ad avere un po' di memoria, dato che siamo un popolo anche piuttosto smemorato? Ora, il problema sono io che dico che Berlusconi ha pagato Cosa Nostra leggendo una sentenza, o Berlusconi che gli ha dato quattrini alla mafia? Scusate, grazie, ma che mondo grazie, è? Grazie Alessandro Di Battista, abbiamo finito. Arrivederci. Carta bianca finisce qui, noi torniamo domani alle 18.